Un saluto a tutti i miei bellissimi amici del canale YouTube, io sono Stefano Adami e quest'oggi sono in missione con Guido per andare a Bolentino di profondità. Vediamoci insieme, profondo Guido. Sigla! Ciao, sono Stefano Adami. Se sei nuovo del canale, ti piace la pesca e vorresti sapere sempre qualche trucchettino e qualche innovazione, mi raccomando, non dimenticare di iscriverti al canale. Quindi, per riassumere, quest'oggi andremo a pescare a Bolentino di profondità insieme a Motorguide. Vi farò vedere come utilizzarlo, quindi come ancorare. Questo l'avete visto anche nel video di calamari nel pozzo con Guido, vi lascio il link qui in sovraimpressione. Arriveremo sullo spot, troveremo i pesci nel nostro ecoscandaglio, metteremo il dito sulle marcature dei pesci, diremo a Guido ancorami a cursore, quindi ci porterà lì sopra e incominceremo a calare. Come cambia la pesca in profondità con il motore elettrico? Cambia che si possono aggiungere almeno due canne. Parlo per un'imbarcazione grande come la mia, 6 metri, 7 metri, 8 metri, di solito si mettono due canne nel pozzetto a scarroccio. Essendo ancorati ed essendo immobili potremo mettere anche 4 canne, 2 da una murata e 2 dall'altra, perché ovviamente lui si disporrà a vento e ci darà la possibilità di entrare in corrente con le nostre 4 canne. In questo video vedrete la pescata risultata da un paio di giorni di Bolentino di profondità utilizzando due canne. Per realizzare questo video utilizzerò due fenici, una 8 libbre e una 10 libbre. La 8 libbre per la pesca un pochino più leggera, quindi gli occhioni e tutto il pesce di fondo. La 10 libbre sarà impiegata per innescare il vivo, quindi i pesci più piccoli che prenderò sulla 8 libbre li innescherò sulla 10. Per cercare, incrociamo le dita qua, di farvi vedere una bellissima cernia canina. Ma non saranno delle fenici normali, ma saranno delle fenici SA Limited Edition. Se volete qualche informazione in più potete scrivere qua nei commenti oppure contattarmi in privato. Un'iniziativa molto interessante che abbiamo fatto con Artico. Bene, le canne sono già nell'acqua, quindi non ci resta che andare a vedere cosa succede a Bolentino profondo con Guido. Bellissimo! We'll be right back.
bene, un pochino di pesce li abbiamo visti, adesso vediamo un po' di super tecnica. Cosa cambia veramente con MotorGuide? Vi faccio vedere un video che è la prova inconfutabile che MotorGuide mantenga la posizione in maniera perfetta. Come posso dimostrarvelo? Beh, semplicemente con questo sistema qua. Vi faccio vedere, guardate questa calata. Già nell'ecoscandaglio vedete che il filo scende a piombo, però adesso ci vediamo con la telecamera subacquea la calata. Ovviamente la taglio perché una calata a bollentino di profondità è lunghissima. Guardate quando diventa un po' più buio che magicamente si accendono le luci della Hawkeye. Ecco, siamo arrivati sul fondo. Guardate nel cerchiolino lo squalo, il gattuccio per la precisione. Nel frattempo arriva un occhioncino che mangia. Io ovviamente vedendo la canna trillare ferro e comincio il recupero. Ma come potete vedere il pesce si slama, non vedendo più trillare il cimino della fenice 8 libbre, decido di ricalare la canna sul fondo. Guardate un po' dove la ricalo precisamente. Guardate sempre il circolino rosso, eh? Ta-da! Gliel'abbiamo calato in faccia. Avrò recuperato una cinquantina, sessantina di metri e ho ricalato precisamente nello stesso punto. Voglio invece raccontarvi di quanto sia comodo ancorare e riancorare. Ragazzi, fino a un po' di tempo fa, andando a bollentino di profondità, in presenza di poco vento si scarrocciava e non c'era nessun problema. Ma se c'era un po' di vento, comunque la situazione non era delle migliori, si doveva per forza ancorare. A prescindere dalla scomodità di portarsi dietro mille metri di cima, il problema dell'ancoraggio era, una volta ancorati, non si ci toglieva più tanto volentieri dall'ancoraggio. Mentre con MotorGuide cosa si fa? Beh, per trovare bene e al massimo i pesci nel punto dove mangiano, dove sono più invogliati a mangiare e per capire quando si cala bene dentro i pesci, perché molto spesso cosa succede? Si cala, si ci ancora, poi la corrente porta le nostre esche fuori dal branco dei pesci. Quindi bisognerebbe in teoria con il pallone ritirare sull'ancora e spostarsi finché non si centrano i pesci. Ora, questa cosa qua è stata risolta completamente dal nostro miglior amico Guido, diciamolo pure. Guardate qua sotto le montagnette che fa il GPS. Le vedete? Ve le indico con delle frecce. Queste montagnette sono gli ancoraggi che ho fatto per arrivare precisamente a calare le lenze nel punto invece dell'ecoscandaglio dove mi trovo adesso. Lo vedete qua di fianco a me? Ecco, adesso sì che sono precisamente sopra gli occhioni, però per farlo ho eseguito un pochino di ancoraggi di prova. Bene, eccomi qua, sono di nuovo riapparso. 170 metri, una marcatura molto interessante, sapevo che non sarebbe stata lei, ma quando la canna ha avuto un sussulto si è piegata, è rimasta piegata, dopo un attimo di recupero ho capito chi sarebbe venuto a trovarmi in barca. Non era rimasto all'amato, appena ho tirato sulla canna ha sputato la pezzogna, fortunatamente sono riuscito in uno slancio a prenderlo per la bocca e portarlo in barca. Un bellissimo San Pietro. Ha mangiato la pezzonia, quindi su una canna, San Pietrone. Veniamo alla nota dolente del video, la cernia canina. La volevo e alla fine l'ho presa. Però prima di prenderla ci sono stati due momenti, due episodi che vi voglio far vedere. Il primo ve lo faccio vedere anche qua di fianco nell'ecoscandaglio. Si è allamata, stava venendo su e ha spaccato tutto, quindi si vede la cernia che sale, poi spacca e se ne va. Direi che era molto interessante farvelo vedere nell'ecoscandaglio. Quindi nel video ancora dopo ho maggiorato i diametri e la dimensione degli ami. Cosa è successo? Secondo giro si è slamata, meraviglioso. Quindi ovviamente ragazzi, io ve lo dico, stacco sempre la telecamera quando succedono queste cose, non vedete mai quello che succede dopo, potete però immaginarvelo. Poi alla terza volta che ha mangiato e c'è rimasta. Ragazzi, vi dico soltanto una cosa, qui trovate un estratto, tra qualche settimana metterò il combattimento integrale del pesce, perché io vi assicuro che sono rimasto 10 minuti e ogni volta che lo riguardo rimango 10 minuti rapito dalla potenza di questo animale. Quindi vedrete un estratto di pochi secondi, vedrete il pesce in tutto il suo splendore, però tra un paio di settimane vedrete il video integrale. No! No!
No! La diamo alla matta. Vediamo se stavolta riusciamo a portarcela a casa. Piano piano stiamo staccando, sta venendo su. Mamma mia, che emozioni. La Fenice 10 libre ci ha dato la gioia dopo due partenze, una spaccata, una slamata. Questa sembrerebbe che piano piano la stiamo tirando su. È tanto che non sono così emozionato. Mamma mia, mamma mia. Sono delle testate impressionanti, imbarazzanti. Metri. Mamma mia ragazzi, che ansia. Solitamente la Cerni a questo punto molla la canna e viene su a galla, perché va in imboglia secca. La vedo, un pesce, è un pesce grosso. Mamma mia che pesce ragazzi, che pesce. Mamma mia che gioia, guarda la cosa. Ve la faccio vedere in tutta la sua maestosità. Era il pesce che mancava alla sezione di Bolentino di profondità. Adesso cerco di tirarlo su. Questo pesce è molto pesante. Boom! Boom! Eccola! Incredibile ragazzi, tirata su, sarà sicuramente, diciamo che pesa più di una ricciola da 25 kg. Poi non lo so, magari mi sbaglio, non sono pesci che prendo tutti i giorni, però è un mostro ragazzi, un mostro! La Fenice 10 libre, gli ami sono dei Live Circle della Sasame. Ragazzi, esca sugarello vivo, perché ha mangiato su un sugarello, e adesso in barca. Cosa volete che vi dica? Faccio due foto, sono contento veramente come una Pasqua. Adesso lo tiro su e ve lo faccio vedere. Prima faccio le maniglie col coltello. No, non è più di 20 kg, sarà 30. Me l'ha fatta sudare! Bene, spero che questo mio video dimostrativo del Bolentino di profondità con il motore elettrico vi abbia messo l'acquolina in bocca, perché a me l'ha messa ed è una pesca che farò sempre più spesso. Magari presto farò anche un bel tutorial per farvi vedere come faccio questa pesca, quindi montature e quant'altro. Anzi, se lo volete, se vi fa piacere vederlo, mettetemelo nei commenti qua sotto, così almeno decido se registrarlo o meno, ok? Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, un like qua sotto è importante. Tantissimo, la condivisione ancora di più, iscrivetevi al canale, schiacciate la campanella per essere sempre aggiornati sui miei nuovi video. Mi raccomando, nel frattempo andate a pescare e andate a pescare. Alla prossima, ciao!